Facciamo un bel panino al salame. Per me un cacciatore che ora taglierò più fine possibile. C'è un pane morbidoso all'olio, lo volevo al latte e non l'ho trovato. Come formaggio qualcosa di stupido perché il salame è già bello saporito. Io ho preso il bel paese. Vuoi metterci la ricotta, lo stracchino o comunque qualcosa di dolcino, diciamo. Se ci metti il pecorino poi non c'è abbastanza contrasto secondo me. Siccome fa un freddo di merda, il pane lo scaldiamo. Non tostiamo, lo scaldiamo e basta. Così freddo che mi scaldo le mani sopra la piastra. Bastano pochi secondi, metti una fiamma altissima, cacci subito il pane e poi lo tiri via dopo neanche un minuto. In questo panino ci sono 50 grammi di salame e metterò 50 grammi di formaggio. E pronti. Tutorial fondamentale. Buono, buono e basta. Pane e salame. E potremmo andare tutti a casa, ma no, adesso facciamo un tutorial brutto. Prendi il tuo pane preferito, lo tagli e lo metti in una piastra per farlo tostare. Operazione non obbligatoria, ma a me il pane non tostato fa un po' cagare. Ricotta di bufala, che è un po' troppo solida, quindi ammorbidisco leggermente con dell'acqua. Così, giusto per poterla spalmare un po'. Il salame lo conosci? Per una perfetta tostatura ci vuole pazienza, ogni tanto bisogna girarlo e tostarlo anche dall'altra parte. Nessuna distrazione perché un attimo e poi si brucia. Attenzione che è difficilissimo, adesso ricotta da una parte, salame e poi chiudi, è al contrario. E pronti! Tutorial brutto del panino di Mel Gibson. Prima devo fare il burro d'arachidi. Niente tutorial, l'ho già fatto, vattelo a cercare. Il panino è questo. Sale, miele. Ore dopo. Che figata. Prendi appunti che è difficilissimo. Burro d'arachidi da una parte, maionese dall'altra, possibilmente dello stesso peso. Salamaccio, in questo caso ungherese, deve essere un salame che si scioglie in bocca, quindi niente roba stagionata. Insomma, ciccioso. Chiudi e pronti. Una cena decisamente discutibile. È strano? Oh, è buono, ma è buono.